Allora, eccoci che siamo al terzo step, facciamo di nuovo una create room, partiamo da zero. Una cosa che notavo è che quando si crea una stanza nuova, e quindi qui mettiamoci stanza video 3, mettiamo la descrizione, room size, possiamo definire quale siano. Quante persone possono esserci in questa stanza e poi qui possiamo dire se è invito, è solo invito oppure shared link. Notate che c'è una differenza sostanziale fra lo shared link e l'invite only, perché quando è invite only la stanza, la si può accedere soltanto attraverso un link privato. Che si può diffondere in questo modo, che può essere rimosso, revocato quando non c'è più bisogno. Se però fate una stanza a inviti e poi la mettete fra le preferite, non compare nella preferita perché non ha un indirizzo raggiungibile. Quindi per avere le vostre stanze nei preferiti dovete metterle shared link. Per ritrovare le vostre stanze, se anche fossero invite only, dovete salvarvi il codice, altrimenti non lo vedete dalle stanze dei preferiti. Inoltre potete assegnare quando arrivano le persone che cosa possono fare, quindi se possono creare, muovere oggetti, creare camere, fare pin degli oggetti, creare disegni, creare emoji, che serve a quei cuoricini di prima, se possono volare. Quindi se voi volete, ad esempio, che la gente entri, possa anche creare, ma non rimangano una volta che se n'è andata, oppure addirittura che non lasciano delle camere per farsi delle foto, per farsi selfie, o che non lasciano dei disegni, che adesso vediamo brevemente, o addirittura che non creino l'emoji, e quindi non li lasciate neanche volare. Quindi stanza video 3, questa qui c'è una serie di vincoli di questo tipo. E la cosa interessante è che una volta entrati potete cambiare le caratteristiche di questa stanza, che tra l'altro l'abbiamo già vista, ma potete anche metterla nei preferiti. E a questo punto, nel momento in cui si va a vedere Favorite Rooms, vedete che c'è questa stanza nella preferiti. Invece sono diventato matto in una registrazione che vi siete persi perché le varie prove dimostrative che facevo non arrivavano nelle favorite. Quindi questo è un modo cioè è un modo per ritrovarsi le proprie stanze in maniera abbastanza semplice. Quindi quello che noi eravamo quindi. Torniamo un attimo nella stanza video 3, chiudiamo quella, stanza video 3 la chiudiamo e qui vediamo che una cosa che mi interessa molto farvi vedere è room settings. Room settings, in realtà abbiamo già visto, quindi non era room settings, ma era le vostre preferenze queste. E le preferenze sono le cose che a me interessano di più farvi vedere. E la possibilità di sostanzialmente cambiare la risoluzione dello schermo, eventualmente cambiare la lingua, che però purtroppo non c'è italiano, quindi va bene il browser default. E io ho usato questo in alcuni casi in cui se avevo dei computer molto vecchi che non ce la facevano a vedere la risoluzione, diventavano molto lenti, allora potevo abbassare da high a low e avere, diciamo, una visione molto più semplice, molto più facile. Ad esempio, se noi qui mettiamo la risoluzione a 720x720 e la risoluzione low, quando facciamo il refresh della stanza, dovreste vedere la stanza in cui siete con una risoluzione molto più bassa, che magari è brutta, nel senso che non si vede benissimo, ma più o meno si capisce. E quindi se avete un microfono, un cellulare o comunque una macchina, un PC che non ha le risorse opportune, riuscite lo stesso a entrare. Questo è un piccolo trucco. E direi quindi che per le proprietà della stanza è tutto, abbiamo finito, teniamo brevi questi video. E quindi ci vediamo fra poco per un'altra sessione.